Ho cercato di dare questo messaggio, un messaggio di ottimismo naturalmente e di fiducia. Si può governare anche dall'opposizione ed è quello che noi ci accingiamo a fare, forti di un grande consenso popolare. Mi sono intrattenuto poco sul risultato elettorale perché mi sembrava un'operazione inutile, si è votato, il risultato lo conosciamo, l'analisi più o meno sofisticata del risultato non serve, serve costruire una prospettiva e serve richiamare coloro che sono stati eletti alla opposizione a doveri precisi, perché chi riceve 14.000 voti ha precisi doveri di rappresentanza. Lei ha anche detto non abbandonare questa alleanza col Movimento 5 Stelle, certo, e con Arco, quindi con Moretti. Assolutamente sì, noi dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo saper parlare a tutti, dobbiamo saper costruire alleanze con tanti, è l'unica speranza che abbiamo, no? La Federazione di Benevento si avvia a celebrare il congresso, a dicembre lo celebrerà e lo avvierà naturalmente l'attuale commissario straordinario che è l'onorevole Borghi, che è stato molto presente e ci ha dato una grande mano in consiglio comunale in questa battaglia elettorale, e quindi si avvieranno tra poco le procedure congressuali e le termineremo come per regolamento nazionale alla data del 19 dicembre, che è una domenica, quella che precede il Natale. Beh, guardate, quando viene il segretario nazionale devo aggiungere qualche cosa. È il segretario nazionale. Chiudendo. C'è di più? No, dico c'è di più. È venuto a dare solidarietà al PD ed è venuto a dare solidarietà al candidato della coalizione della quale il PD faceva parte. Quindi una chiara scelta di campo, mi pare, no? Mi pare, se no non sarebbe venuto. I voti non si sommano mai, soprattutto al ballottaggio. Si riparte dallo 0-0, si devono riconquistare tutti. Perifone è stato molto bravo perché è andato molto oltre la percentuale dei voti della sua coalizione e di quella di Arco. Quindi è andato molto bene. Più di questo, io penso che non si poteva fare, almeno. Grazie.